Care amiche e amici, oggi volevo farvi vedere la correzione di una cosa un pochino particolare, di un'indicazione particolare, quelle fissurazioni piccoline che si formano qui agli angoli della bocca per una conformazione particolare del labbro che crea questa macerazione salivare e quindi questa piccola fissurazione. Quello che utilizzo per queste cose normalmente acido ialuronico, che mi parerebbe essere il materiale più idoneo, più sicuro, di un'ottima marca. Io preferisco questo qui di Filorga in questo caso, e utilizzo in particolare l'XH volume, che è un acido ialuronico abbastanza strong. Viviana, che è una mia assistente, è una veterana di questi trattamenti, e vedete in questo video l'indicazione, apri un pochino Viviana, bravo, e vedete questa piccola fissurazione che si forma e che è classica, che dall'altra parte sì, anche c'è un pochino, ma non tanto. Quello che utilizzo normalmente è una fialetta di acido ialuronico, in questo caso uso un acido ialuronico un po' volumetrico perché lei ha anche un po' di asimmetrie e quindi cerco di migliorare anche la simmetria del labbro. Cerco di alzare un pochino e aprire un pochino la commessura, quindi entrando qui, Viviana non ha totalmente nessuna anestesia. Vedete che incremento un pochino il volume del labbro e un pochino anche il sotto. Ovviamente sto un po' all'interno perché voglio aprire un pochino la commessura. Molto male. No. Faccio una piccola qui che apre un pochino, vedete come si è un po' aperta la commessura e questo dovrebbe essere sufficiente. Poi Viviana mi ha detto che vuole anche aumentare un pochino, anche se lei ha già delle labbra ben visibili, però aumentiamo un pochino il volume del labbro interno qua. Ok. Io utilizzo sempre questo ghiaccino, che è molto utile a mio parere per raffreddare, per diminuire gli ematomini che si formano e ridurre molto anche il gonfiore che a volte può apparire nelle labbra. Vedete come adesso è un pochino tutto più aperto, mentre vedete l'area di qui che è un pochino più chiusa, che adesso andiamo anche qui un pochino ad aprire per renderla un pochino più, vedete, più aperta. Adesso apriamo un po' questa parte, sempre molto all'interno, per dare un po' di volumino, e la parte inferiore. E apriamo. Il massaggio è quasi più doloroso ok? E apriamo la commessurina proprio qua. Ok, molto meglio. Un po' sotto qua, per cui anche un pochino all'interno per ridurre un po' la ruga della marionetta e l'interno qua. Nell'interno perché vogliamo estroflettere un po'. Ecco fatto. Massaggino. Viviana dice: "Aia, dottore, per favore, non esageri." E ha ragione. Poi Vivi ha sempre avuto un po' di asimmetria qua, per cui faccio l'ultimo goccino, vedete, ho finito la fiala qua in mezzo per dare un po' di volume a questa parte del labbro. Finito. Ok. Adesso è un po' gonfietta però in complesso, poi dopo questo leggero gonfiore scende nell'arco di 2 o 3 giorni. Ok. Vedete alla fine il risultato, che è abbastanza naturale, non abbiamo toccato niente della parte centrale che è già un po' visibilina anche per questioni interne dentali. E ridi.
Ridi un po', ok. Beh, è abbastanza simmetrico, leggermente gonfietto ora, ma domani sarà molto meglio. Bene, vi ringrazio, come al solito, resto a disposizione di tutti. Spero di vedervi al mio congresso, che sapete che organizzerò a Milano, il congresso nazionale e italo-russo, dove anche tutti i pazienti sono invitati a venire. Se avete voglia di sentire un po' tutte le novità, i pazienti, gli accompagnatori, sono tutti invitati a venire. Potete collegarvi con www.ipamcongress.com e scaricare il programma, vedere se vi interessa e nel caso anche iscriversi. Attualmente ci sono anche delle quote agevolate che potete trovare. Vi ringrazio molto e al prossimo video.